scafucciola! Si è slamato. Si è slamato. Micro P 5 centimetri, ma porco cane. È normale, questo qua è pieno di... Questo posto è pieno di minutaglia e qua vengono i predatori in caccia. Ragazzi, c'è tutto, sì, c'è tutto, va che roba, come ho scappottato, forse, col mini Molletix, pazzesco. Pazzesco. Ho dovuto mettere su un artificiale lungo 3 centimetri ricavato da una molletta. Per riuscire a scappottare questa mattina. Era dura, si è alzato di mezzo metro il fiume, tra l'altro è ancora in fase crescente. Ovviamente non posso azzardarmi ad andare in posti strani, però di attività ne ho vista stamattina, Ho lanciato anche su qualche bella cacciata e avete visto che non ho visto grandi attività sulle mie esche. Non sono stato capace di stuzzicarne seriamente nessuno, tranne un paio di... Tranne una cacciata a vuoto, un'esplosione, e un altro invece che ho attaccato lì avanti, sempre con una schetta piccola. Per la verità stavo già per andare via, perché sono andato a vedere anche un pochettino più avanti, niente, ho guardato un po', poi ho detto adesso me ne vado, vado nei fossi a pescare. E questo era proprio l'ultimo tentativo, ho detto, metto su un palettatino piccolino piccolino e vediamo cosa succede.
Ma che bello che è questo! Ok, wow, scappottato! Adesso posso andare. Ma che bestione! Ma guardatelo, ragazzi! L'esca dove sarà andata a finire? Non oso pensare, guardatelo lì dov'è. Ah, però non è neanche poi tanto. Non è tanto fuori portata, dai. Wow. Stagli in acqua un po', poi ve lo faccio vedere. Guardate un po'. Questo l'avete già visto in un video con i cavedani. Micro Molletix con paletta è questo. Pesciolino che peserà intorno ai 3 grammi, forse anche qualcosina in più. Avete visto che il lancio è stato più che buono. E io continuo a dirlo che le zigrinature sul corpo di questi artificiali ricavati da una molletta hanno il loro perché. E anche oggi hanno avuto il loro perché. Tra l'altro sono venuto qui apposta per provare novità Top Water, ma cazzo, ma guardate che questo è veramente grosso, già che ve le faccio vedere. Ho fatto questo, che ancora non hanno nomi, però bisogna darglielo perché è sempre un cobra, però è un cobra particolare. È quello che mi è piaciuto, questo mi è piaciuto tantissimo, come si comporta, ma questo mi è piaciuto ancora di più. Anche questo è ricavato da una mezza molletta e ha un movimento in acqua spettacolare. Si era scaricata la batteria. Questo è il nuovo Cobra XL da 8 cm, circa 15 grammi. Anche questo è molto interessante perché i lanci si allungano tantissimo e anche il movimento si allarga. È interessante, interessante. Infatti non è un caso, secondo me, che oggi l'unico attacco Top Water l'ho avuto su questo artificiale qua. Bene, guardiamoci il pescione. Questo quasi qua, guardatevelo un po', guardate che tarpon, ragazzi, che spettacolo, vai bello, vai. Si è slamata. Micro